Allora, oggi iniziamo il nostro cammino mettendoci alla scuola di Santa Teresa di Gesù Bambino. La lezione di Santa Teresa di Gesù Bambino sul tema La teologia dei piccoli atti. Dunque, Santa Teresa di Gesù Bambino entra nel Carmelo alla veneranda età di 15 anni. Anche questo è un dato da tenere presente. A 15 anni, con tutta la buona volontà, una fanciulla è poco più che una bambina. È vero che ci possono essere persone che hanno uno sviluppo anche superiore, però per vivere una vita carmelitana, voi capite, 15 anni è veramente poco. Però questo dato non dobbiamo dimenticarlo quando parliamo di Santa Teresa, perché adesso i santi sono tutti in cielo venerati, ma pensate alla psicologia di una bambina di 15 anni. Chiamiamola bambina, ma ecco, io uso questo termine come se tua figlia, cosa non ti ha niente? 13 anni, 14, sarebbe come se dicesse mamma domani entro in Carmelo, insomma, più o meno lì che gioca con le bambole entra nel Carmelo. Però notavo che anche la Madonna ai tempi dell'Annunciazione doveva avere, secondo calcoli ragionevoli, qualcosa come 16 anni. Insomma, qui si parla di piccole vie di semplicità, ma si parla anche di piccole persone, si parla anche di persone che sono veramente ancora piccole, non fanno sforzo per essere piccole, perché sono piccole. Tra l'altro, nei suoi primi scritti, Santa Teresa usa un'espressione molto singolare che riflette anche un po' il suo modo, non dico infantile, ma poco più che infantile, di avvicinarsi al Signore. Ella scrive di voler divertire Gesù. Adesso ditemi voi se qualcuno gli è mai venuto in testa di entrare nel Carmelo per divertire Gesù. O farsi suora per divertire Gesù, ma uno ha sempre invece degli ideali più elevati e non che divertire Gesù. Dice Santa Teresina: da qualche tempo mi ero offerta a Gesù Bambino per essere il suo giocattolo, come una pallina senza alcun valore che egli poteva buttare per terra, spingere coi piedi, bucare, lasciare in un cantuccio o stringere al cuore a suo piacimento. In una parola, volevo divertire Gesù Bambino. Volevo divertire Gesù Bambino. Quindi quella che diventerà un gigante nella fede e dottore della Chiesa, parte dicendo, la sua carriera inizia dicendo di voler divertire Gesù Bambino. Questa, secondo me, è una bella nota di semplicità. A chi verrebbe in mente di dire un affare del genere, tant'è che un giorno una vecchia suora disse pensate, la vecchia suora ottantenne si trova nel Carmelo con una bambina di 15 anni, vestita di tutto punto da suora. A un certo punto, una suora, cito dalla sua autobiografia, una suora anziana, ricreazione, ridendomi, disse: bambina mia, interessante anche questa, la vecchia madre chiama la sconsorella bambina mia, ma viene normale, chi di voi non lo farebbe? A 80 anni vede una di 15 anni, bambina mia. Mi disse: bambina mia, mi pare che voi non dobbiate avere molto da dire alle nostre superiori. E perché, madre mia? Perché la vostra anima è sommamente semplice. Le fece un bel complimento questa suora. E poi dice di più: ma quando sarete perfetta, sarete ancora più semplici. Più ci avviciniamo a Dio, più ci facciamo semplici. Questa è quello che diceva la suora in ricreazione. Dice in ricreazione. Quindi la suora anziana vede Teresina e dice: voi siete un'anima bella, se ci davano del voi, ci davano del voi le suore. Semplice. Ma quando sarete, questo è verissimo, quando sarete perfetta sarete ancora più semplici. Più ci avviciniamo a Dio, più ci facciamo semplici. Questa non l'ha detta Teresina, l'ha detta la vecchia madre, ma è vera. Cosa vuol dire allora semplicità? Così, secondo me semplicità vuol dire, guardando i bambini, come dire, vedere una cosa, individuare un obiettivo e andare subito
a coglierlo senza fare tanti ragionamenti. Viene in mente, non so, il bambino vede la luna nel cielo, allunga la mano per prenderla, non fa tanti ragionamenti, non sta lì a dire non ce la farò mai. Vede un qualcosa, non si volge né a destra né a sinistra, questa è la virtù dei bambini, vedere e agire. Questo, secondo me, è un tratto della semplicità. Gli adulti perdono un po' questa semplicità, cominciano a fare dei gran ragionamenti, mettono avanti tante situazioni, ci pensano, ragionano e perdono magari il treno che passa. Mentre invece il bambino, no, a volte ci spiazza con le sue domande che rivelano questa bellissima dote della semplicità. Va bene, questo l'ho detto come inizio, così ci inquadriamo meglio con Santa Teresa di Gesù Bambino. È semplice, è piccola, ma perché lo è di fatto, la natura l'ha portata lì, inizia e rimane in questa linea. Teresa di Gesù Bambino è tormentata, poi crescendo, il suo problema, quale fu? Di avere dei desideri enormi. Sentiva dentro di sé di voler realizzare tutto, ma naturalmente non aveva mezzi, non, e non avendone i mezzi si tormentava. Però questi desideri che sono dentro di sé li sentiva sempre presenti, sempre crescenti. Quindi il semplice, o la teologia dei piccoli atti, non vuol dire la teologia dei piccoli fini, punto finale, non è piccolo, anzi, il punto finale è enorme. Quello che diremo è i mezzi sono piccoli, questo è il grande della vita cristiana, ma il punto ultimo, ecco, questo sia chiaro, il punto ultimo è Dio. Questi desideri Teresina non riesce a cacciarli, ci sono alcuni che dicono, dal momento che non riesco a raggiungere questo fine, mi metto via i desideri. Questa è la dottrina dei buddisti. Avete studiato un po' il buddismo? Allora, il buddismo ha questo principio. I desideri creano solo infelicità, perché non riesco mai a realizzarli, o pochissimo. Quindi, per essere felice, elimino i desideri. Questo è il buddista. Il vero buddista è uno che dice, che deve eliminare in sé tutti i desideri che ci sono nel mondo. Quindi, quando li ha eliminati tutti, vive una situazione di pace interiore che si chiama nirvana, entra nel nirvana, cioè l'uomo pacificato. Il padre Barsotti dice, in effetti se uno ci riesce, e poi è difficilissimo riuscirci, ha una certa pace interiore, però è perfettamente ateo, Dio non esiste, non ti rivolge a nessuno, è un uomo che fa un lavoro su di sé, elimina tutti i desideri, poi il padre un po' ridendo, un po' scherzando, disse: ma alla fine anche questi buddisti non so mica se eliminano tutti i desideri. Poi magari a tavola, no, sai, il padre era anche un buon guttaio, no? Quindi si vede arrivare sotto una cotoletta fumante di maiale e dice: ma il desiderio di mangiarla ce l'ho, come faccio a eliminare? Anche qui il semplice è uno che accetta le cose che la natura gli mette, come dice San Paolo, mangiate quello che vi mettono davanti, anche perché sennò sono sempre lì preoccupato a dire mamma mia, tutti questi desideri, come dire, il dovere cacciare tutti i desideri diventa un tormento. Allora Teresa dice, io ho tanti desideri, non riesco a realizzarli, quindi questo è come i buddisti. Però è completamente diversa la soluzione finale. Ella dice, essere carmelitana dovrebbe bastarmi. Non è così. Sento in me la vocazione di essere carmelitana, sposa, madre, guerriero, sacerdote, apostolo, dottore e martire. Otto vocazioni, carmelitana, sposa, ma lei sentiva, voglio essere carmelitana, poi dopo andava in camera e diceva voglio essere sposa, andava giù nel refettorio e diceva voglio essere madre, tornava in camera e diceva voglio essere guerriero, poi andava nel refettorio e diceva sento la vocazione di essere sacerdote, questo è realizzabile del tutto, apostolo, dottore e martire. Essa stessa scrive che i suoi desideri sono più grandi dell'universo.
e che sono causa di grande infelicità. Lei è come i buddisti, lei andò in crisi perché diceva: sì, sento la vocazione di essere martire e sono qua, sento la vocazione di essere sacerdote e non sarò mai. In effetti, se uno sente molto questi desideri, addirittura scrive: durante l'orazione i miei desideri mi facevano soffrire un vero martirio. Non era come noi che ci distraiamo, sento il desiderio di fare chissà che cosa, non ci riesco, anche perché ho tante cose da fare, quindi nel mondo, è vero, ci sono tante occupazioni. No, lei non aveva tante cose da fare, quindi durante l'orazione era disturbata anche nella preghiera. Ella scrive che questi desideri sono desideri dolorosi, tant'è che a un certo punto li chiama addirittura follia. Talmente erano dentro di sé, incombenti, che dice: sto diventando matta. Capite che spinta che avevano questi desideri? Sto diventando matta. Un bel momento il Signore, ecco, le apre, squarcia il panorama e in un giorno solo trova la soluzione per vincere questa sua follia, e la trova leggendo un passo della Scrittura, precisamente la prima lettera ai Corinzi, il capitolo 12. A un certo punto lei apre la Scrittura e c'è scritto, un passo che tutti sapete: sono forse tutti apostoli? Sono forse tutti profeti? Sono forse tutti maestri? Tutti operatori di miracoli? Tutti possiedono doni di fare guarigioni, tutti parlano lingue, sto citando San Paolo, prima lettera a Corinzi 12, aspirate ai carismi più alti e io vi mostrerò la via migliore, non le vie. Allora lei dice, ecco, non tutti possono essere apostoli, profeti, eccetera, eccetera, adesso io, dice Paolo, vi mostro la via migliore per arrivare in fondo. La sapete tutti qual è questa via, perché avete letto gli scritti di Santa Teresa, è la via per eccellenza, è la via della carità, è la via dell'amore. Se anche possedessi tutti i beni, ma se non ho la carità, niente mi giova, la carità è paziente, la carità è benigna, il passo famoso della carità. Cioè è la dottrina dell'amore che scopre Teresa, ed ella dice: i doni più perfetti sono nulla senza l'amore. La carità è la via per eccellenza perché unifica tutto, semplifica tutto. Cioè chi possiede la carità possiede tutto. Allora ella dice: ho trovato la mia vocazione. La mia vocazione finalmente l'ho trovata. Nel cuore della Chiesa, mia madre, io sarò l'amore. Questa la sanno tutti, però non tutti citano la frase che viene subito dopo. Ella scrive: nel cuore della Chiesa, mia madre, io sarò l'amore, così sarò tutto. Quindi Teresa scopre la sua via. Ma vedete il fine come lo tiene sempre presente? Tutto, voglio essere tutto. Non è un'anima che si accontenta di essere apostolo, di essere sacerdote, di essere martire, vuole essere tutto, tutte le vocazioni. Finalmente ha trovato però la via, il mezzo, la strada, che è una sola. Nel cuore della Chiesa io sarò l'amore, poi usa appunto l'esempio: come il cuore dentro il corpo è nascosto e manda il sangue in tutto il corpo, e senza il sangue le mani non funzionano, i piedi non vanno, la testa nemmeno. Allora l'amore è quello che fa andare tutto il corpo, il cuore, cioè l'amore. Quindi è importante questo. Teresa rimane molto alta nei suoi desideri. Finalmente ha trovato la strada per realizzarli tutti e per vivere tutto al massimo. E appena scopre questo, cosa fa? Si offre al Signore come vittima, adesso parleremo di questa parola, non della giustizia, ma dell'amore. Questo nessuno l'aveva fatto mai in tutta la storia della Chiesa. Cioè c'erano molti si offrono vittima della giustizia. Signore, cosa vuol dire mi offro vittima, le anime vittime, no? Ricada su di me il castigo
che spetta a Benedetta, va bene? Ricada su di me il castigo che aspetta la Livia Marchi, me lo prendo io, cioè mi faccio vittima, mi faccio consumare della giustizia di Dio. Teresina, più semplice, non faccio discorsi, dice mi faccio vittima dell'amore di Dio. Cosa vuol dire questo? Tutto l'amore che Dio vuole riversare sulle anime, ma le anime non lo vogliono perché non lo conoscono, riversalo su di me. Sarebbe da dire, è comoda, l'amore che tu non vuoi. Sì, ma da quel momento Santa Teresa cade in un buio che forse se lo fosse immaginato non l'avrebbe chiesto. Perché l'amore non è l'entusiasmo, il sentimento, eccetera. L'amore è dire a Dio che lo ami senza avere nessunissima percezione di Lui, ecco poi i piccoli atti. Allora, Dio accetta quello che Teresa dice, togliendo a lei tutto il sensibile, dovendo camminare semplicemente per una fede che diventa sempre più difficile, giorno per giorno. Questa parola vittima ci fa paura. Se io adesso dico, da qui a domenica chiederò chi vuole offrirsi come vittima, segnatevi qui, chi vuole offrirsi come vittima metta il suo nome qui. Non so quante persone lo farebbero, però Teresa rimane una bambina, ricordiamocelo. È assai semplice anche nel descrivere, fa anche ridere, diciamo, quando ecco, deve parlare di cosa vuol dire offrirsi vittima, queste volte il padre lo diceva, certe cose di Santa Teresa mi danno fastidio, diceva. E il padre lo diceva. Il suo linguaggio, attenzione cosa dice. Santa Teresina, che come concretamente, cosa vuol dire essere vittima dell'amore? Dice, la mia vita si consumerà così, non ho altri mezzi per provarti il mio amore, se non di gettare dei fiori. Gettare dei fiori. Semplice, no? Gettare dei fiori. Cioè, non lasciar sfuggire alcun piccolo sacrificio, alcuna premura, alcuna parola. Approfittare di tutte le cose piccole e farlo per amore. Voglio soffrire per amore, voglio gioire per amore, così getterò fiori davanti al tuo trono, non incontrerò un fiore senza sfogliarlo per te. Poi, gettando fiori, sembra un'immagine poetica, canterò, vedete, gettare fiori e cantare. E poi dice, sarebbe possibile piangere compiendo un'azione di tanta gioia? Canterò anche quando dovrò cogliere i miei fiori in mezzo alle spine. Ecco che cosa intuisce Teresa. Fare le cose, ma farle tutte per amore. Tutte per amore. Non lasciare sfuggire nessuna piccolissima cosa di quelle che possono succedere in un Carmelo, che sono piccolissime, ma anziché farle per abitudine, per indolenza, che ne so, lasciandosi vivere, facendo tutto per amore. Ricordate, sacrifici, premure, parole. Uè, parole. Io sto adesso spendendo parole per amore? Sì, dite voi di sì, ma io non ne ho coscienza. Se io adesso facessi, dicessi, io sto spendendo parole, sto parlando per me, per la gloria mia, no, qui non getterei fiori, qui altro che fiori, anzi getto i fiori su di me, mi autoincenso. E questa cosa di gettare dei fiori poi è diventato anche il gesto classico di Santa Teresina, ricordate quando è venuta al Sasso, alla tomba, le reliquie, le sue, alla fine tutti gettavano dei fiori. Allora, questo gettare dei fiori, dice, non lascerò passare uno di occasioni, cioè i fiori sono le occasioni, senza sfogliarlo davanti a te. E farò questo cantando. E il canto è l'attività degli angeli, il canto è la preghiera.
Però perché queste piccole occasioni, queste offerte diventano efficaci? Attenzione a cosa scrive subito dopo. Gesù, che cosa ti serviranno i miei fiori? Allora i fiori sono le occasioni, bene? Questo scrive. Questi petali senza alcun valore ti faranno piacere, faranno sorridere la chiesa trionfante, la chiesa del paradiso. La chiesa trionfante, ecco il ragionamento che fa, raccoglierà i miei fiori sfogliati per amore e facendoli passare per le tue mani divine, getterà a sua volta quei fiori, i quali avranno acquisito sotto il tuo tocco divino, un valore infinito. Questo è il punto centrale di tutto. Poi la chiesa li getterà sulla chiesa dolorante, cioè il purgatorio, per spegnere le fiamme, e li getterà sulla chiesa militante, cioè su di noi, per farle avere vittoria. Ripeto il ragionamento. Teresina sparge questi fiori, dice, è il suo simbolo, no? Cioè i piccoli atti offerti per amore. La chiesa trionfante, il paradiso, li raccoglie e li pone nelle mani di Gesù. Questa è la sua immagine. Questo è il punto. Facendoli passare per le tue mani divine, avranno acquisito sotto il tuo tocco divino un valore infinito, infinito, perché sono raccolti dal Cristo, il quale è Dio. E questi fiori li rigetta fuori, però adesso hanno valore infinito, sulla chiesa purgante e sulla chiesa militante, cioè sul purgatorio. E arrivano anche a noi. Allora capite il piccolo atto, dopo faccio quattro esempi di questi atti eroici, di questi fiori di Santa Teresina, il grande atto eroico è fare un sorriso alla suora antipatica, intendiamoci. Però lei dopo fa questo ragionamento, va in cielo, va nelle mani del Cristo, ha un valore infinito, va sul purgatorio e ritorna in terra, però con valore infinito. Compiere i piccoli atti in unione con l'atto grande, che è l'atto del Cristo, il quale ha meriti infiniti. Qual è l'atto del Cristo? Il Padre dice con la A maiuscola, quando parla di atto del Cristo, cosa intende? Morte e resurrezione, morte e resurrezione, come atto unico, l'atto salvifico. E la scrive nella preghiera, poiché al Padre Eterno mi avete amata fino a darmi il vostro figlio unico, i tesori infiniti dei suoi meriti appartengono a me e io ve li offro con gioia, supplicandovi di non guardare me se non attraverso il volto di Gesù. Cioè Teresina dice, sono la sposa del Cristo? Sì. Lo sposo dà tutto se stesso alla sposa? Sì, un buon matrimonio, sì. Qual è la dote dello sposo? Che cosa possiede il Signore che mi dà? I suoi meriti infiniti, la morte e la resurrezione. Adesso diventano miei. Però io partecipo a questa mia comunione, a questo mio matrimonio con i miei fiori. Questi fiori sono, come dicevo, le occasioni che il Signore ci dà fatte per amore, un amore puro. Tutti possono compiere questo atto. Addirittura a un certo punto Santa Teresa cita San Giovanni della Croce, il quale, adesso cito Giovanni della Croce, dice: il minimo moto di amore puro è più utile alla Chiesa che non tutte le altre opere riunite insieme. Ma rendete conto di cosa stiamo parlando qua? San Giovanni della Croce, dottore della Chiesa, dice che il più piccolo atto moto di amore puro è più utile alla Chiesa di tutte le opere messe insieme. Allora viene da dire, ma io che, ho anche la predicazione, no, di oggi, le opere, le opere, le opere, le opere, le opere. Quante volte il padre diceva, la Chiesa non deve fare delle opere, la comunità non ha opere, l'unica opera che abbiamo messo su è crollata miseramente, la fondazione per i libri, no? Il Signore non la voleva, non la voleva. La comunità non ha come la Chiesa, non ha opere, ma anche l'ancilla non ha opere. Se il sacerdote o chi per lui ti dice dovete fare questo, questo e questo, tu vai là, allora, caro Don Lei, San Giovanni della Croce nel Cantico Spirituale, strofa 29, dice: più piccolo atto di amore puro è più utile alla Chiesa di tutte le opere.
Allora, noi siamo una comunità nascosta, piccola, va bene? Siamo la più piccola di tutte le comunità, tutti dicono, ma chi siete? Allora, noi non abbiamo opere, oltretutto subito ci dicono cosa fate, a me quando mi vedono con l'abito, sono la comunità dei figli di Dio, cosa fate? Non so mai cosa dire. Adesso lo dico, facciamo atti di amore puro. Cosa servono? San Giovanni, strofa 29. Cantico spirituale, sono più utili di tutte le opere. Ecco, Gesù non chiede grandi azioni, mai, non chiede grandi azioni. Gesù non pretende eroismi. Anzi, gli esempi di santità eroica non fanno altro che allontanarci dalla santità. E quindi forse vengono dal maligno. Cioè, cosa voglio dire? No, non che la santità eroica venga dal maligno. Ma ecco, se io comincio a parlare dei santi e comincio a parlare di quelli che si sono fatti squartare vivi cantando, mi creano una grande ammirazione, però subito mi distacco, mi dico, non sono capace, non è per me, non è per me. Quindi vuol dire che quello è il grande eroismo e io mi accontento di un cristianesimo casalingo di serie B, e allora, ma sì, via, vogliamoci bene, cerchiamo di fare qualche opera. No, assolutamente. Noi siamo chiamati, ecco, dicevo, questi grandi atti sono pericolosi, perché creano un'idea di chiesa di perfetti, quelli lì, beati loro, e la chiesa così, di pecoroni. L'arcivescovo di Melbourne, che adesso è cardinale a Sydney, venne a San Sergio a trovarci, i primi tempi della comunità in Australia, era a Roma, venne a Firenze. Fece un bel colloquio col padre e fu impressionato, perché parlava italiano. Quando uscì da questo colloquio, a me disse, a quello che accompagnai in stazione, avete un santo. Dopo mezz'ora di colloquio, ma era impressionato, era cosa si dissero, Dio solo lo sa. E il padre gli disse, lei la faranno papa. Adesso vediamo, se ci ha azzeccato. Comunque, il cardinale George Pell disse: mi piace questa comunità perché non ha la pretesa di cambiare la Chiesa. Bella questa espressione, cosa vuol dire? Che a volte le nuove comunità partono dicendo: siamo arrivati noi, finalmente abbiamo l'idea giusta di Chiesa. Tutta quella precedente è sbagliata, o quasi. Allora, i vescovi sono un po' diffidenti verso questi che partono a lancia in resta, no? Perché partono anche ben motivati, ma se ci fate caso, i movimenti eretici e le sette in 2000 anni di storia della Chiesa sono tutti partiti così. I montanisti, per esempio, dicevano che la Chiesa perfetta è di quelli che non si sposano, la verginità consacrata, tutti gli altri sono di serie B. Alcuni dicevano addirittura di quelli che non mangiano carne, ma non risulta che nostro Signore avesse detto questo. Cioè le sette, le eresie nascono per fare la Chiesa dei perfetti, di quelli che vivono alla perfezione l'ideale cristiano. Non è così, non è così. Dice Santa Teresa. Ma questo lo dico io, la Chiesa di eroi non esiste. Esiste sempre una chiesa di peccatori. Se tutte, Teresina dice, le anime deboli e imperfette, cioè noi, sentissero ciò che io sento, non una dispererebbe di arrivare alla vetta della montagna dell'amore, perché Dio non chiede grandi azioni, ma soltanto l'abbandono e la riconoscenza. Non vi sembra bello questo? Quindi la via, la piccola via, è fatta di piccoli atti, ma di amore puro. Questo è il punto. Piccoli atti, ma di amore puro. Eroismi, il Signore a noi non ce ne chiede, ma ci dà tanti fiori da sfogliare durante il giorno. E noi li accantoniamo e diciamo, Signore, voglio il grande atto finale. Una volta la Renata Stolfi, conoscete la Renata Stolfi di Bologna? Mi disse, mi piacerebbe morire dopo aver fatto la comunione. Vado in fila a fare la comunione, prendo la comunione e muoio.
Ma Renata, ti sei organizzata già la morte, non ho capito. Eh sì, perché così muoio con il Signore così. È l'atto eroico questo, no, eroico, è il momento bello, tutta la gente dopo dice Renata Stolfi è morta dopo la comunione, eccetera. Piccoli atti, quando il Signore vorrà, fa che sia bella la morte, no? Come dice il Padre. E appunto, poi Teresina cita il Salmo, no? Quando dice il Signore non prenderò giovenchi dalla tua casa, né capri dai tuoi recinti, sono mie tutte le bestie delle foreste, animali a migliaia sui monti, se avessi fame a te non lo direi, ricordate, mio è il mondo e quanto contiene, cioè ho già tutto, dice Dio nel Salmo. Devo forse mangiare la carne dei tori, devo bere il sangue dei montoni, offri a Dio un sacrificio di lode. Questo è il Salmo. Ebbene, Teresa, come dicevo, vive questo, la più completa aridità, questo atto di donazione interiore lo vive nella aridità. E quindi anche questo, quando noi diciamo atto di amore puro, è lì il bello, cioè non vedendo, non avendo nulla in contraccambio, non avendo percezioni che questo atto sia accolto. Nel 6 luglio del 1897, 2 mesi prima della morte, la suora che la assiste è testimone di un episodio di emottisi, era malata. Vede Suor Teresa contenta e le dice: si vede bene che lei oggi è contenta per aver sputato sangue, ma anche ste suore ogni tanto. Si vede bene che lei è contenta per aver sputato sangue. E che vede il Signore avvicinarsi. Ed ella risponde: se anche non lo vedessi, lo amo tanto che sono sempre contenta di quello che fa. Non lo amerei di meno se non venisse a prendermi. Al contrario, quando mi pare che mi inganni, gli faccio tanti di quei complimenti che egli non sa più come fare con me. È troppo bella questa espressione. Cioè, l'amore di Teresa ha il potere di confondere il Signore. Lei dice: non vedo nulla, non sento nulla, altro che è contento che viene, che non viene, quella è completa nell'aridità, ma gli faccio tanti di quei complimenti che non sa più come fare con me. È veramente bello. L'amore di Teresa è talmente semplice, talmente puro, che va al di là di ogni risultato immediato. E ottiene che Teresa purifichi, come dire, la sua anima in una donazione piena. Adesso vi faccio qualche esempio e quindi leggiamo, ma lo leggiamo, sono molto vivi, non sono noiosi, perché Santa Teresa è sempre così, ha questa nota anche di simpatia. Vediamo come possiamo compiere dei piccoli atti di carità o di vittoria su di noi, per raggiungere il fine che è tutto. Sono cose che tutti possono fare e lo ascolterete. Vediamo un piccolo atto di carità. C'è in comunità una consorella la quale ha il talento di dispiacermi in tutto quello che fa. Ci sono questi personaggi nelle comunità. Le sue maniere, le sue parole, il suo carattere mi sembrano molto sgradevoli. Tuttavia è una buona religiosa e deve essere molto gradita al Signore. Perciò io, non volendo cedere all'antipatia naturale, mi sono detta che la carità non deve consistere nei sentimenti, bensì nelle opere. Meditate, gente, meditate. Allora mi sono dedicata a fare a questa consorella ciò che avrei fatto per la persona più cara. Ogni volta che la incontravo, pregavo il buon Dio per lei, offrendogli tutte le sue virtù e i suoi meriti. Ecco, vedete? Già mette in moto questo fiore ogni volta che la incontravo. È in un Carmelo, cioè, siamo lì, la vedi spesso questa suora. Ogni volta che la vedo, non passo di lungo, come farei io. Non dico che detesto, odio, provo antipatia, tiro dritto.
No, lei no. Ogni volta che la vede, offre al Signore tutte le sue virtù, le virtù di Dio, per quella suora. Sentivo che ciò era ben accetto a Gesù, perché non c'è artista al quale non piaccia ricevere lodi per le sue opere. Bella questa. E Gesù è l'artista delle anime. Cioè, praticamente, suor Teresina diceva al Signore: guarda come hai fatto bene quella suora antipatica, è proprio brava quella suora antipatica. L'hai fatta tu, quindi l'hai fatta bene. È antipatica a me, ma tu l'hai fatta bene. L'artista è felice quando non ci si ferma all'esterno, ma quando, penetrando fino al santuario intimo, se ne ammira la bellezza. Non mi accontentavo di pregare per quella sorella che mi suscitava tanti conflitti interni, ma cercavo di farle tutti i favori possibili. Ecco l'eroismo. E quando avevo la tentazione di risponderle sgarbatamente, mi limitavo a farle il più amabile dei sorrisi. Spesso anche, avendo a che fare per ufficio con questa consorella, oltretutto doveva anche lavorarci insieme, quindi, quando i miei contrasti intimi erano troppo violenti, fuggivo. Poiché ignorava assolutamente quello che io sentivo per lei, mai questa suora ha supposto i motivi della mia condotta, fino a rimanere persuasa che il suo carattere mi è piacevole. Cioè, faceva tanti di quei sorrisi che la suora antipatica disse: devo essere simpatica a suor Teresa. Un giorno in ricreazione mi disse queste parole: mi potrebbe dire, suor Teresa di Gesù Bambino, che cosa la attira tanto verso di me? Perché ogni volta che mi guarda la vedo sorridere. Wow, troppo forte. E la risposta di Teresa, che però non disse alla suora: ah, quello che mi attirava era Gesù nascosto in fondo all'anima di lei. Gesù rende dolce quello che c'è di amaro. Piccolo esempio di, verrebbe da dire, di carità. Cosa ci vuole a fare un sorriso? Cosa ci vuole a andare incontro a una persona antipatica? Nei confronti di chi si fa squartare vivo, di chi si fa crocifiggere, eccetera. Non è più eroico chi si fa crocifiggere? No, Teresa, vedete, compie l'eroismo nel piccolo atto, perché in quel momento il Signore chiede quello a lei, non le chiede di morire crocifissa o di andare in missione, le dà questa occasione. Allora pensate voi nella vostra esistenza quante volte avete l'occasione di fare questi doni, tante volte, che poi io mi sono detto: ma se questo è vero nella vita religiosa dove si è in 16 o 17, cosa deve essere un matrimonio quando si è in due? Perché se non reggi quel personaggio che ti sei preso, è una tragedia, perché non puoi mica sfuggire. E poi la casa è più piccola del monastero, dove ti volti lo vedi sempre. E questo ha il potere di irritarti in continuazione. Qui, stamattina leggevo un episodio. Dopo ve lo citerò, simpaticissimo, di una moglie. Il marito si lamentava di come la moglie raccoglieva la marmellata nel vasetto di marmellata, perché il marito voleva che rimanesse la superficie sempre piatta, lei invece ci scavava e faceva le montagne. No, e se queste qui sono le dice, ogni volta che questo andava in cucina e vedeva la marmellata così, faceva delle urla. Alla fine ha risolto brillantemente comprando due barattoli di marmellata, uno per lei e uno per lui. Ma insomma, se questo è il matrimonio, cara sua Irma, ringraziamo il Dio, però c'è da dire, prendiamo l'esempio di Santa Teresina, che anche lei nel suo monastero, vedete, aveva l'opportunità di compiere questi atti. Ognuno di voi faccia adesso, o dopo, insomma, l'esame di coscienza, da dire: ma io amo il Signore così, vedo Gesù artista nascosto nell'anima di questo qui che urla se prendo la marmellata facendo le montagnette sulla superficie, lo vedo il Cristo o non lo vedo? E lì per lì non lo vedo, c'è poco da fare. Per questo ci vuole questa fede enorme. Allora, piccolo atto,
per avere il tutto. In quel momento la carità esplode in Santa Teresina, tant'è che la suora dice: come mai le sono così simpatica che mi fa tanti sorrisi? Andiamo a vedere un piccolo esempio, piccolo atto di vittoria. D'accordo, qui non è la vittoria sulle grandi passioni. Pagina 70, ecco. Cara madre, le voglio citare un esempio che la farà sorridere. Un giorno, quando lei, madre, era malata, perché la biografia la scrive alla madre, venni un mattino, piano piano, per riportarle le chiavi della sacrestia. Era una bella occasione anche per venirla a visitare in camera. Gli guardai bene di farlo conoscere, ma una consorella, ecco queste consorelle, animate da santo zelo, voleva entrare. Vedendomi entrare da lei, credette che io l'avrei svegliata e volle prendermi le chiavi, ma io ero troppo smaliziata per dargliele e cedere i miei diritti. Le dissi, con la maggior cortesia possibile, di farsi gli affari suoi, no, dice così, che anch'io desideravo non svegliarla, che stava a me restituire le chiavi. Pensate quali gravi conflitti ci sono nei conventi, tocca a me restituire le chiavi alla superiore. Capisco ora che sarebbe stato più perfetto cedere le chiavi a questa consorella più anziana di me. Non lo capivo allora, perciò, volendo assolutamente entrare dietro a quella, nonostante che ella mi spingesse per impedirmi di passare, ben presto il guaio che temevamo accadde. Attenzione al grande guaio, eh? Il rumore che facevamo la fece svegliare. Il dramma si è consumato. La madre superiora si è svegliata perché le due suore sono lì che si spingono a entrare per darle le chiavi. Questi qui sono i problemi del Carmelo di Lisie del 1800. Allora, madre mia, eccola, questo è il fiore, va bene, la piccola occasione, ne succedono tanti di questi episodi. Tutto ricadde su di me. La povera consorella alla quale avevo resistito si mise a fare tutto un discorso il cui fondo era questo: è Suor Teresa di Gesù Bambino che ha fatto rumore. Mio Dio, com'è sgradevole! Io sentivo tutto il contrario e avevo una gran voglia di difendermi. Fortunatamente mi venne un'idea luminosa. Mi dissi che certamente, se avessi cominciato a giustificarmi, non avrei potuto mantenere la pace. E altresì sentivo che non avevo abbastanza virtù per lasciarmi accusare senza dir niente. Perciò l'ultima tavola di salvezza era la fuga. Ma pensate la scena. Pensare e dire fu un tutt'uno. Partì senza tamburo né tromba, questa parte come un razzo dalla stanza. E mentre la consorella continuava il suo discorso che somigliava alle imprecazioni di Camilla contro Roma. Il cuore mi batteva tanto forte che mi fu impossibile andare lontano e mi sedetti sulle scale per godere in pace il frutto della mia vittoria. E conclude: non era un atto di gran valore, in effetti. È vero, ma credo tuttavia che sia meglio non esporsi alla battaglia quando la sconfitta è sicura. Vabbè, questo è un piccolo esempio di vittoria sulla propria, come dire, volontà di difendersi di giudizio. Guardate, l'episodio è piccolissimo, ma è talmente piccolo che non vale neanche la pena parlarne. Cioè, tu svegli la suora, ma che male hai fatto? Le dice: colpa sua, sta indietro, va via. C'è cose che noi facciamo quotidianamente, ripetutamente, anche con garbo se volete. Però non sfruttiamo quell'occasione. Ragazzi, il Signore quante occasioni ci dà di piccoli atti in cui vinco me stessa, mi lascio accusare ingiustamente. E se non riesco a star zitto perché mi stanno accusando ingiustamente, me ne vado. In modo che accetto che un altro dica cose non vere su di me. Piccolo atto. Oh, Teresa si è fatta santa così, eh? È dottore della Chiesa. Un altro esempio di vittoria sull'impazienza, questo ne abbiamo tutti molto bisogno. Questo è un atto che non ha altri attori, è tutto interno.
Teresa era anche una pittrice. In altri tempi, dunque, mi sembrava di non essere attaccata a nulla, ma vedo all'atto pratico che sono molto imperfetta. Per esempio, delle cose necessarie per dipingere, nessuna è mia, in un carnelo non c'è niente di tuo, ma se mettendomi a lavorare trovo pennelli e pitture tutte sottosopra, o un temperino, un regolo sono spariti, la pazienza è lì lì per abbandonarmi. E devo prendere il coraggio a due mani per non richiedere con una certa amarezza gli oggetti che mi mancano. Ma pensate che eroismo! Cioè, si trova in un laboratorio gli oggetti, questo nella vita comune. Anche me ogni tanto, io ho delle forbici in camera e dico, ragazzi, non prendetemi le forbici perché mi servono. Entro in camera e le forbici sono sparite. È uguale, identico. Allora, ragazzi, tirate fuori chi le ha prese, alla fine c'è sempre uno che me le prende, dico, ma ti dispiace riportarmi le forbici lì? Teresa dice, ho la tentazione di andare a richiedere con una certa amarezza gli oggetti che mi mancano. Bisogna bene chiedere le cose indispensabili, ma facendolo con umiltà non si manca al comandamento di Gesù, anzi si agisce come i poveri, i quali tendono la mano per ricevere ciò che è loro necessario e se vengono respinti non se ne meravigliano. Poi dice, ah, quale pace inonda l'anima mia quando si innalza al di sopra dei sentimenti della natura. Non esiste gioia paragonabile a quella che gusta un vero povero di spirito. Allora, la vita di Teresa è fatta di questi episodi talmente piccoli, talmente poveri, che se non li avesse scritti sarebbero quasi anche ridicoli, diciamo. Però la vita è intessuta di questi atti. Arriva nella stanza, tutti i pennelli sottosopra, non trova i suoi, ecco, dice devo andargli a chiedere senza amarezza, come il povero di spirito, senza risentimento, senza dire qui non c'è ordine, qui non funziona niente, qui è tutto storto, eccetera. Un altro piccolo fiore, quindi in una giornata quante ne capitano di questi nei rapporti col prossimo o anche nella vita casalinga ordinaria? Sono gli esempi, io sto facendo degli esempi che sono scritti nel libro di Santa Teresa. Facciamo l'ultimo esempio. Teresa era un'anima di grande mortificazione, visto che voi non siete capaci di fare grandi mortificazioni, neanche io, allora adesso leggiamo la grande mortificazione di Santa Teresa. Una volta ero nella lavanderia davanti a una consorella la quale mi lanciava schizzi d'acqua, perché le suore lavavano tutte insieme in una stanza comune, c'era sto lavatoio, schizzi d'acqua sporca, pensate, oh, mica poco, sul viso, ogni volta che sollevava i fazzoletti sul lavatoio. Il mio primo moto fu quello di fare un passo indietro per asciugarmi la faccia. Così la consorella che mi aspergeva avrebbe capito quanto mi avrebbe giovato se fosse stata un po' più attenta. Ma pensai subito, ecco subito, vedete, un'anima allenata, pensai subito che sarebbe stata una cosa sciocca rifiutare diamanti e gemme che mi venivano offerti così generosamente e mi guardai bene dal far trasparire il mio conflitto. Feci tutti i miei sforzi per desiderare di ricevere altra acqua sporca, in modo che da ultimo avevo davvero preso il gusto per quel nuovo genere di aspersione e promisi a me stessa di tornare un'altra volta in un posto così felice, dove si ricevono tanti tesori. E poi conclude, è il principio nostro, Madre cara, lei vede che io sono una piccolissima anima e non posso offrire al buon Dio che piccolissime cose. Questa è la lezione di Santa Teresa di Gesù Bambino. La sua vita è fatta di questi piccoli atti perché muore a 24 anni, è carmelitana, clausura, sempre quelle quattro mura, quelle quattro suore,
Ma la sua intuizione è assolutamente geniale, tant'è che viene fatta, costituita, dottore della Chiesa. Pensate a questa frase di Santa Teresa di Gesù Bambino. Lo ama talmente il Signore, senza avere una risposta da parte sua, che scrive: se per l'impossibile, cioè in caso per assurdo, nemmeno il Signore vedesse le mie buone azioni, non me ne affliggerei. Cioè, questo è proprio amore per amore, non amore per ricompensa. Lo amo tanto che vorrei fargli piacere con i miei piccoli sacrifici, anche senza che egli sapesse che vengono da me. Sapendolo e vedendolo, egli sarebbe come obbligato a compensarmi, e io non voglio dargli questo disturbo. Pensate, non voglio davvero dargli questo disturbo. Cioè, l'amore di Teresa è talmente alto che lo dà. E se anche il Signore non lo vede, è lo stesso. Così non è obbligata a ricompensarmi. Capite a che categoria siamo di amore? È un amore elevatissimo su piccolissimi atti. Ma l'atto di amore puro è questo, di cui parlava San Giovanni della Croce. Più efficace di qualsiasi altra opera. Quando era malata, sul letto di morte, la suora che l'assiste, sempre quella sveglia del giorno prima, le dice: perché oggi è così allegra? Risposta: perché stamattina ho avuto due piccoli dispiaceri. Niente mi dà delle piccole gioie quanto le piccole afflizioni. Adesso avete capito perché? Perché le piccole afflizioni mi danno l'opportunità di rispondere con un piccolo atto che fa quel percorso, paradiso, purgatorio, terra e torna indietro, attraverso le mani di Cristo. Allora, voi avete mai dei piccoli dispiaceri durante la giornata? Voi mi dite, ne abbiamo di grandi. Allora, cominciamo dai piccoli. Perché i grandi, no, i piccoli. Santa Teresa scrive: questo spirito, questa semplicità di compiere i piccoli atti fa sì che anche mi aiuti, dice Teresa, a vedere il lato buono delle cose. Teresa scrive: vedo sempre il lato buono delle cose. Alcuni prendono tutto in modo da affliggersi il più possibile. Per me è il contrario. Se ho la sofferenza schietta, se il cielo è talmente nero da non vedere schiarite, ebbene, io faccio di questo la mia gioia. Faccio di questo la mia gioia, perché questa è la sua vita. Lei vive così. Il cielo è nero. Alcuni prendono questo per vedere solo le cose negative. Lei dice: faccio di questo la mia. Quindi alla fine Teresa è sempre contenta, stranamente. Malata, non riesce a avere, andare nei suoi, a farsi né martire, né dottore, né apostolo, né sacerdote, né niente, però con questo metodo è sempre contenta, perché il piccolo atto la unisce al Signore. E qui voglio citare un libro un episodio di questo libro. Non è di alta mistica, è di alta teologia, si intitola Soffrire è inevitabile, disperarsi è un optional, quindi metti un geranio sul cappello e sii felice. Questo libro è una scrittrice americana, lo consiglio assolutamente a tutti perché è graziosissimo, è di una che ha avuto un sacco di disgrazie nella vita e dice: soffrire è inevitabile, disperarsi è un optional. Sentite che episodio, dice: una mattina un giorno era cominciato davvero male, mi ero svegliata, non mi ero svegliata in tempo, ero in ritardo per andare a lavorare. La giornata in ufficio contribuì ad aumentare il mio nervosismo. Quando arrivai alla fermata dell'autobus per tornare a casa, lo stomaco era un grosso nodo. Come al solito l'autobus era in ritardo, queste sono scene abbastanza comuni, no? Nella nostra vita. Ed era tutto affollato, oltretutto. Dovetti stare in piedi in tutto il viaggio, in mezzo al corridoio. Venivo sballottata continuamente in tutte le direzioni. La mia tristezza cresceva. Poi
Poi sentì una voce provenire dalla parte anteriore dell'autobus che diceva: «Bella giornata, non è vero?» A causa della folla non riuscivo a vedere l'uomo, ma lo sentivo descrivere il paesaggio primaverile, richiamando l'attenzione sulle cose che si avvicinavano: la chiesa, il parco, il cimitero, la caserma dei pompieri. Di lì a poco tutti i passeggeri guardavano fuori dal finestrino. L'entusiasmo era così contagioso che mi misi a sorridere per la prima volta durante la giornata. Arrivammo alla fermata. Dirigendomi con difficoltà verso la porta, diedi un'occhiata alla nostra guida, a una figura grassottella, questo uomo che aveva parlato, con una barba nera, gli occhiali da sole e un bastone bianco in mano. Era un cieco. Scesi dall'autobus e all'improvviso tutta la mia tensione era svanita. Dio, nella sua saggezza, aveva mandato un cieco che mi aiutasse a vedere. Bello questo episodio, vero? Lo consiglio a tutti perché questo libro è pieno di queste aneddoti. Adesso poi lo lascio qua. È veramente simpatico perché a volte anche noi abbiamo bisogno di questo, no? Allora, mi sembra che Teresina possa essere questo cieco, vive nel buio, lo dice lei stessa chiaramente. Aiuta noi che non siamo così ciechi, ogni tanto il Signore ci dà qualche spintarella, ce la dà. Ma Teresa ci aiuta a vedere, cioè a cogliere la realtà piccola, nostra, quotidiana, come avviene leggendola nelle mani di Dio. Teresina vive in un'assoluta mancanza di segni. Ecco perché piace al padre. Il padre era uno, i segni gli piacevano poco. Dammi un segno dal cielo, fa che succeda questo. Cerchiamo sempre cose straordinarie. Teresa era proprio contraria a questo fatto, un pochino anche il padre, no? E Teresa scrive: la mia piccola via è desiderare di non vedere nulla. Desiderare di non vedere nulla. Sapete bene quante volte ho detto a Dio, agli angeli e ai santi, il mio desiderio non è di vederli qua giù. Cioè, non mi dispiace, non posso vederli, pazienza. Desidero non vederli, perché se li vedessi non potrei dare un atto di amore. Li vedo. La fede è proprio nel fatto che non li vedo. Anzi, Teresa poi dirà, adesso non l'ho citato qui perché non l'ho trovato, ma questa è una detta. In paradiso sarà troppo scoperto. Come faccio a dire a Dio che lo amo se lo vedo? Lo amo di più se glielo dico in terra, perché non lo vedo. E quindi è un amore puro più vero. A questo punto il mio cervello va in tilt perché mi dice: allora il paradiso sarà un'esperienza meno profonda di quella di oggi sulla terra. Tutti qua desideriamo di andare in paradiso. E Teresa dice: no, perché in paradiso poi... adesso piacerebbe che Teresa adesso venisse qua e ci dicesse: allora, era meglio prima o è meglio adesso? Lei come al padre? Ecco, per saperlo, diciamo ai posteri, l'ardua sentenza. Però l'intuizione è giusta. Abbiamo solo questa vita per compiere atti di fede, e dopo una fede non c'è più. Dopo c'è la visione. Allora, perché lamentarsi se non vedete nulla? Ed è bello, è proprio questo il momento in cui diamo a Dio l'amore puro. E dopo no. Dopo più che altro lo riceviamo, penso. Adesso la butto lì, lo riceviamo, siamo lì. Adesso invece possiamo darglielo veramente, quando non vediamo nulla. La suora che lo assiste è sempre quella, dice: ahimè, non avrò nulla da dare a Dio dopo la morte, ho le mani vuote. Dice la suora che sta assistendo una moribonda e dice: dopo la morte non avrò nulla da dare a Dio, ma che gli interessa? E Teresa risponde: io non sono così. Quando anche avessi compiuto tutte le opere di San Paolo, mi crederei ancora un servo inutile e mi parrebbe di avere le mani vuote. Ma proprio questo fa la mia gioia. Cioè, mentre l'altra suora diceva: ahimè, avrò le mani vuote, Teresa dice: anch'io avrò le mani vuote, anche se avessi fatto tutte le opere di San Paolo.
ma proprio questo fa la mia gioia, perché non avendo nulla riceverò tutto da Dio. Scusate, è la mia gioia, non avendo nulla riceverò tutto da Dio. Finisco. Uso dei difetti. Nella piccola via, in questi atti di fede, si incontrano anche dei difetti nostri. Dice Teresa, anche a me capita di avere delle debolezze, ma non me ne meraviglio mai. Per esempio, mi sento indispettita per una sciocchezza che ho detto o che ho fatto. Allora rientro in me stessa e dico, ahimè, sono ancora al punto di partenza. Ma lo dico con una grande pace, senza tristezza. È così dolce sentirsi piccoli. Cioè, in pratica lei dice, non sono queste le cose che contano davanti al Signore, l'impazienza, la sciocchezza che dico, che faccio. Quello che conta è la fede, è dare a Dio questo amore puro. Poi, è chiaro che nella mia via, anch'io, dice Teresina, dico sciocchezze, faccio sciocchezze, sbaglio, faccio degli errori, diciamo pure anche peccati. Teresina non usa questo termine. Ma non è questo che importa. Quello che importa è l'amore puro, cioè la grandezza dell'atto di fede. Chi vive così ottiene tutto da Dio. Scrive Teresina, bisognerà che il Signore faccia tutte le mie volontà in cielo, perché io non ho fatto mai la mia volontà sulla terra. Bella questa. Se io non ho fatto mai la mia volontà, è sempre la volontà di Dio, quando sono in cielo, Lui farà la mia. Ma perché? No? Semplicemente perché in cielo c'è una sola volontà. Per cui ella può dire con molta audacia, chiedete pure perché io passerò il mio paradiso sulla terra. E poi usa anche questa espressione, a spargere ancora dei fiori. Quindi la sua preghiera, dobbiamo credere, che è una preghiera potente. La suora, sempre quella, dice, ci guarderà dall'alto, vero? Risposta, no, discenderò. Bella questa. Essere piccoli è anche semplicità con se stessi. Ella scrive, cara madre, guardi i bambini, non finiscono mai di rompere nel senso gli oggetti, strapazzare, ruzzolare, pur amando tanto il babbo e la mamma. Quando io cado così da bambina, ciò mi fa toccare con mano il mio nulla, la mia debolezza, ma mi dico che cosa mai diventerei, che cosa farei se appoggiassi solo sulle mie forze. Io non sono una santa, dice, non ho mai compiuto le azioni dei santi. Ecco, sono una piccolissima anima che Dio ha colmato di grazie. Questo che dico è verità, lo vedrete in cielo. Bene, mi sembra che dopo un'ora di conversazione abbia chiarito vagamente, se sono stato utile, la dottrina di Santa Teresa di Gesù Bambino. Ora tocca a noi meditare, riflettere su gli atti puri, di amore puro, di Santa Teresa, facilissimi, che vengono stimolati dagli altri nel nostro quotidiano. Cioè non abbiamo bisogno di inventare, adesso faccio un atto di amore puro nei confronti del Signore, uno, due, tre, via, puoi smettere e lo fai. No, ci pensa, adesso questo è un clima un po' idilliaco, ma a casa, ecco il vicino, pensate l'autobus, pensate la marmellata, pensate... ecco, lì il Signore vi dà l'occasione di fare un atto di amore puro. Concludo con la poesia, con due versi della poesia di Santa Teresina al Sacro Cuore. Scrisse anche delle poesie. Allora, questi due versi sono questi. Davanti ai tuoi occhi, io so bene che nessuna delle nostre giustizie ha valore. E io voglio gettare nel tuo cuore divino i miei sacrifici per dar loro valore. Ecco il punto. Li getto nel tuo cuore i miei sacrifici per dar loro valore. Tu non trovasti nemmeno i tuoi angeli senza macchia. Dettasti la tua legge tra i fulmini e io mi nascondo nel tuo sacratissimo cuore e non tremo
perché tu sei la mia virtù. Per contemplare la tua gloria, lo so, bisogna passare tra le fiamme. E io eleggo per mio purgatorio il tuo cuore, o mio Dio. Pensate, lasciando la vita, quest'anima esiliata vorrebbe compiere un atto di amore puro e poi, volando in cielo, la mia patria, entrarti dritta in cuore. Bello questo. Voglio morire così, con un atto di amore puro finale, nel buio pesto, e poi, visto che il purgatorio l'ha fatto nel cuore di Cristo, volando in cielo, entrarti dritta in cuore.